Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, oggi venerdì 22 marzo 2013, sono da poco passate le 21 e da poco sono chiusi i mercati americani perché ancora per questa settimana c'è lo sfasamento di ora legale. Veniamo subito nella nostra videoanalisi settimanale all'analisi appunto di quello che è accaduto in questa settimana, sicuramente dominato dalla notizia che ha aperto lunedì. I mercati dominandone un po' e condizionandone l'andamento appunto per tutte le sedute della crisi che ben conosciamo purtroppo e che riguarda Cipro. Che cosa è successo? Appunto un fortissimo ribasso, gap ribassista nella giornata di lunedì che ha poi segnato, lo vediamo bene qui sul grafico giornaliero dell'Eurostoxx, un nuovo range entro il quale il mercato si è sostanzialmente mosso poi per tutta la settimana. Vedremo tra un attimo meglio in che maniera e quali sono poi le tematiche sulle quali dovremo concentrare la nostra attenzione nelle prossime sedute, nella prossima settimana. Anche se premetto, le tematiche legate alla crisi sono purtroppo tutt'altro che risolte e il riacuirsi della stessa, appunto, con la situazione di Cipro, sicuramente non ha aiutato un mercato che faticosamente stava cercando di ritrovare la via del rialzo. Allora, in particolare, lunedì è successa una cosa, cioè che nella discesa, proprio sui minimi della discesa, l'Eurostoxx ha chiuso quel famoso gap, lo vediamo qui e l'avevamo detto proprio e di nuovo settimana scorsa, interno alla congestione che aveva rotto, gap del 5 marzo. È stata millimetrica la chiusura o, vista la situazione di forte shock che si era venuta a creare lunedì, direi quasi chirurgica, dalla chiusura del gap c'è stato un recupero che ha riportato poi un pochino verso l'alto, senza però chiudere l'ampio gap che invece si è venuto a creare proprio nella giornata di lunedì scorso, quindi di lunedì 18, e che ancora vedete aperto sull'Eurostoxx. L'Eurostoxx ha chiuso il gap del 5 marzo, ma, e purtroppo, è successa un'altra cosa importante, che lo vediamo qui, nella stessa giornata di lunedì scorso, il DAX, che pure è sceso nell'area di chiusura gap, sempre del 5 marzo, per pochissimi tick l'ha lasciato aperto. Andiamo a vedere perché il minimo di lunedì scorso, 18 marzo, è stato fatto segnare a 7.858,5, la chiusura del 5 marzo è a 7.857,5, per quindi per soli due tick, un punto di DAX, il gap del 5 marzo risulta essere ancora aperto sul DAX. Ed è, lo vediamo, ancora dentro quella congestione che il DAX non solo aveva rotto, ma malgrado la crisi cipriota e le discese di lunedì scorso, per ora il DAX non ha ripenetrato al ribasso, anzi la discesa appunto nella giornata di lunedì 18, pur non avendo chiuso il gap, si è in qualche modo appoggiata sui massimi della congestione andando a testarla e poi da lì è riuscito, almeno per questa settimana e per ora, a rimanere al di sopra della stessa. Laddove invece, ecco i massimi della congestione precedente, rotti appunto fino a settimana scorsa dallo Stoxx, da lunedì purtroppo lo Stoxx è sostanzialmente rientrato in congestione e vediamo che ha chiuso la settimana proprio e ancora, anche se di poco, all'interno della stessa. Di nuovo il gap che il DAX ha lasciato aperto, quello del 5 marzo scorso, va poi accoppiato con un altro gap che invece è quello del giorno. Scusatemi, allora il gap lasciato aperto è quello del 6 marzo, ma ce n'è un altro ancora aperto, quello del giorno 5, quindi del giorno precedente. Quindi oltre a questo c'è, per capirci, anche questo. Perché? Perché il minimo del 5 marzo è a 7.649, la chiusura del giorno precedente 4 marzo è a 7.739, quindi per 10 punti abbiamo un altro gap che sulla scadenza giugno 2013, sul contratto scadenza giugno 2013, risulta essere ancora aperto e purtroppo nell'interno, pienamente all'interno della congestione che aveva tenuto intrappolato il DAX e l'Eurostoxx per un pochino di tempo, più o meno coincidente con il mese di febbraio scorso. Quindi adesso la situazione, diciamo, che va considerata soprattutto per quanto riguarda il DAX, rispetto a questi gap,
sono ancora aperti, li andiamo a rivedere, quello del 5, quello del 6 marzo e poi quello del 18 marzo, appunto a riaprire di mercati lunedì scorso in corrispondenza alla crisi cipriota. Perché questo? Perché i recuperi hanno portato, lo vedete di nuovo, quasi a chiudere il gap che però per poco è ancora aperto sia sul DAX sia per una misura più ampia sull'Eurostoxx. In particolare il DAX chiuderà eventualmente questo gap a livello di chiusura il 15 marzo, cioè di venerdì scorso, 8.050, il massimo raggiunto nella settimana è invece 8.047,5. Quindi di poco, ma il gap per 2,5 punti è ancora aperto sul DAX. Per quanto riguarda l'Eurostoxx, discorso analogo, anche se il gap è rimasto aperto un pochino di più, il 20 marzo ha fatto un massimo a 2.649, mentre venerdì 15 aveva chiuso a 2.653, quindi 4 punti di gap ancora aperto sull'Eurostoxx, che però sull'Eurostoxx perlomeno è l'unico, mentre sul DAX questo gap ribassista va poi accoppiato ai due gap rialzisti ancora aperti, quelli descritti del 6 e del 5 marzo scorsi, che viaggiano e sono ancora all'interno della congestione. Quindi abbiamo proprio la necessità di andare a mappare con precisione questi punti sui grafici perché dovranno in qualche modo guidare il giudizio. E diciamo il giudizio sulla situazione che sta accadendo e che accadrà in maniera molto precisa. Accanto ai diversi gap, poi abbiamo i limiti della congestione che si è iniziata appunto a formare questa settimana. Il limite inferiore è il minimo di lunedì 18, il massimo è, per quanto riguarda l'Eurostoxx, il massimo del giorno 20, lo vedete qui, quindi sostanzialmente finché rimaniamo all'interno di questa congestione poco si potrà dire. Parimenti sul future DAX, minimo del 18 e minimo della congestione, massimo del 20, massimo della congestione stessa, quindi una situazione analoga. Ma, e veniamo al nostro FIB, è successa un'altra cosa in questo venerdì che in sostanza si è appena concluso 22 marzo. È successo che il FIB ha mostrato una volontà di recupero sicuramente superiore. Vedete, questo è il gap ribassista della crisi cipriota dell'innescarsi della crisi cipriota sul FIB. C'è stato poi una lateralità con un range che almeno fino alla giornata di venerdì 22 era rimasto sostanzialmente inviolato, ma poi appunto c'è stato uno spunto rialzista che il FIB ha visto in modo particolare perché ha sovraperformato DAX e STOXX, almeno per la giornata di venerdì 22, ed è andato a chiudere il gap di lunedì 18, elemento molto importante perché, e questo crea una divergenza con DAX e STOXX che hanno lo stesso gap ancora aperto, quindi bisognerà anche vedere se questa divergenza e come si risolverà. E poi non solo, ma il FIB ha già rotto al rialzo, in qualche modo, oltre ad aver chiuso il gap, ha concluso anche la settimana. È vero che chiude prima, è vero che, ma insomma, venerdì 22 ha in qualche modo sovraperformato e quindi per ora sembra aver chiuso al rialzo, scusate, chiuso con una rottura rialzista, quella piccola congestione creatasi, diciamo, in seguito alla crisi cipriota. Quindi altro elemento di divergenza rispetto a un DAX, ad un Eurostoxx, che invece lo vediamo, sono ancora pienamente interni alla stessa. Quindi, e riassumendo, oltre ai diversi gap che ben vedete sul DAX, all'unico gap presente sull'Eurostoxx, quello di lunedì scorso, c'è da poi valutare la divergenza tra il FIB che ha chiuso il gap di lunedì 18 e rotto a rialzo quella piccola area di congestione creatasi proprio a partire da lunedì 18, e un DAX e un Eurostoxx che invece quello stesso gap di lunedì 18 ce l'hanno ancora aperto e di nuovo viaggiano ancora all'interno di questa piccola congestione. Quindi su DAX e STOXX sarà molto importante prendere, lo ripeto ancora, i confini di questa congestione come riferimento e tutto quello che accade qua dentro sostanzialmente poco ci aiuterà a giudicare quello che sta accadendo. I diversi gap presenti, soprattutto sul DAX, ci aiutano a ben giudicare. Chiaramente di questi il più importante è quello presente anche sull'Eurostoxx, cioè quello di lunedì scorso, 18 marzo. E poi dovremo vedere se e come si risolve quella divergenza creatasi proprio oggi, venerdì 22, con un FIB che ha chiuso il gap del lunedì 18 e ha rotto a rialzo quella piccola congestione, mentre DAX e STOXX hanno il gap ancora aperto e
sono ancora all'interno della congestione stessa. Quindi sicuramente gli elementi di giudizio sono ben presenti. Andiamo a vedere anche il Bund, perché in questa settimana ci ha aiutato molto, dato che in conseguenza della crisi cipriota, in modo speculare, c'è stata una forte spinta rialzista con un gap rialzista che ha iniziato la settimana e poi sul Bund di nuovo una lateralità che è poi proseguita fino a venerdì, con una congestione molto ben definita che dovrà a sua volta fare da riferimento sempre in secondo piano rispetto a quello che avviene sui mercati azionari. Quindi per quanto riguarda il Bund abbiamo qui ben definiti i confini della congestione sotto il gap di lunedì 18 marzo, ancora aperto, ancora ben aperto rispetto invece a quello che è presente su DAX e STOXX, ancora presente su DAX e STOXX, e quindi anche lui potrà aiutarci e fare da riferimento. Dicevo sempre in secondo piano perché, lo sappiamo bene, negli ultimi anni la relazione col Bund si è, in relazione inversa tra azionari e Bund, non sempre verificata, anche se di fondo ovviamente rimane.